Benvenuti ad una nuova edizione su tg10.it. Queste le notizie di oggi. Continua ad oltranza la protesta dei lavoratori dell'indotto Eni che rischiano il proprio posto di lavoro. In più di un'occasione si disse che si sarebbero attivate tutte quelle procedure per arginare l'emergenza occupazionale. Lucio Greco, leader di un'altra gela, risponde al governatore Rosario Crocetta che qualche giorno fa alla nostra emittente aveva dichiarato che quanto sta accadendo a Gela nelle ultime ore non può passare inosservato. I patti con l'Eni, ha detto Crocetta, non erano questi. I lavoratori non si difendono a parole, ma con i fatti, dice invece Greco. Il governatore Crocetta eviti quindi di ricorrere ai soliti stratagemmi propagandistici di cui è maestro e si dimostri invece capace di prendere decisioni coraggiose tali da salvaguardare seriamente i lavoratori. Affermare, così come ha fatto, che l'Eni non avrebbe rispettato i patti lo fa apparire come un ingenuo innocente preso in giro dall'azienda petrolchimica. Ed intanto, a distanza di 12 mesi, gli operai ritornano in strada. Sono quelli dell'Elettroclima e della nuova X Gamma. Complessivamente sono già 72 i licenziati, 68 all'Elettroclima e 4 alla nuova X Gamma, ma l'elenco purtroppo sempre destinato ad allungarsi. E scatta anche la protesta degli agricoltori. Da questa mattina presso la diga Comunelli un nutrito gruppo di lavoratori si è riunito perché lamentano la sospensione dell'erogazione irrigua che da settembre è stata sospesa per lavori la cui durata non avrebbe dovuto superare i 20 giorni. I manifestanti saranno raggiunti, comunica il comune di Gela, in tempi immediati per affrontare la delicata tematica. Siamo allo sport, il Gela Calcio vince per 4-0 contro il Dattilo Nuar nel torneo di eccellenza, mentre in promozione segnaliamo le sconfitte dell'Atletico Gela con il punteggio di 3-1 in casa del Canicattì e del Macchitella Calcio che sabato in casa al Vincenzo Presti perde contro l'Aragona con il risultato di 3-2. Continua nei locali del Museo Archeologico Regionale di Gela fino al 20 dicembre la mostra d'arte contemporanea mediterranea al cura di Salvatore Parlagreco. L'iniziativa è dell'Accademia Internazionale Città di Roma, presieduta in Sicilia da Maria Ventura. Seconda mostra il Presepi in Comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'Associazione Turistica Proloco Gela. Si terrà dal prossimo 19 dicembre al 6 gennaio al Palazzo di Città. Previsti intrattenimenti e degustazioni. L'ingresso è libero. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.